quasi tutti i comuni della provincia di Napoli. Sì, c'è stato un impegno forte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle su 3-4 comuni dell'area metropolitana napoletana. Insomma, non ci darei la valenza comunque di un test, come dire, nazionale, darei per scontato che PD e 5 Stelle cominciano ad andare insieme, visto che è un'alleanza di governo che non si è tramutata in un'alleanza per le regionali e in qualche comune, chiaramente di pochi abitanti, si è tramutata in un laboratorio comunale. Non ci do altre letture per ora. Questo possa in qualche modo schiacciare, diciamo, la sua apertura al dialogo per il Comune di Napoli? No, assolutamente no, ma anzi, queste sono operazioni che non sono, cioè non riesco a intravedere sinceramente un test politico per comuni in cui ci sono numeri di abitanti limitati. Insomma, sono scelte di coalizione con riferimento a un candidato sindaco. Pirozzi, per esempio, a Giugliano non è identificabile strettamente in PD e 5 Stelle, quindi se il PD e il Movimento 5 Stelle, come hanno fatto in alcuni casi locali, decidono di aprire a ciò che sta oltre i partiti, vanno esattamente invece nella direzione del dialogo che ho sempre auspicato. Ma questo è un tema, io non devo temere nulla, perché non è un tema che, come dire, riguarda tanto noi, riguarda loro. Cioè devono decidere cosa vogliono fare per le amministrative di Napoli. Possono anche ritenere, come dire, di essere autosufficienti, il che è assolutamente legittimo, e quella è una strada tutta partitica. Oppure aprire un dialogo con chi sta al di fuori dei partiti e che rappresenta a Napoli in particolare una forza politica senza la quale è difficile vincere, come per noi è difficile vincere, come dire, se non abbiamo magari alleanze forti, ma è più entusiasmante vincere per loro da soli a Napoli, non è come chiaramente Giugliano o Pomigliano, perciò dico non riesco a fare, con tutto il rispetto, un paragone.